Il cardinale Ernest Simoni, 94 anni, nato a Scutari nel 1928. A 4 anni la mamma lo trova a un cassettone a pregare e gli dice: «Che stai facendo?» «Sto celebrando la messa». Immaginatevi quanto era la grande volontà e il grande desiderio di diventare sacerdote. A 10 anni entra nel collegio dei padri francescani, nel collegio Il Serafico dell'ordine francescano, dei frati minori. Primi anni di studi molto duri, con bravissimi, ricorda il cardinale, sacerdoti e formatori. Poi sempre più in Albania andava affermandosi il regime comunista ateo del dittatore Enver Hoxha, primo stato al mondo che per costituzione si era dichiarato ateo. Dei funzionari del partito misero delle armi sotto all'altare del Sacro Cuore del convento dove era Don Ernesto. La mattina seguente arrivarono coloro che avevano messo le armi, le ritrovarono e accusarono i superiori di Don Ernest, che aveva preso il nome da religioso, di Fra Enrico, di voler organizzare una sommossa contro il regime. Senza nessun processo, i suoi superiori furono tutti fucilati, uccisi, davanti a loro piccoli, adolescenti, novizi. Il vedere uccidere i superiori e i confratelli però non ha messo paura, anzi. Dopo continuò gli studi clandestinamente. 3 anni di servizio militare obbligatorio, che non serviva per formarlo, ma serviva per ucciderlo, da come era duro. Ricorda questi anni durissimi di questa formazione. Divenne sacerdote nel 1953. Divenne sacerdote diocesano. Iniziò il suo apostolato nelle montagne di Scutari. Poi nel 1963, in una chiesa gremita come oggi in questo santuario, in questa basilica, 4 poliziotti entrano in chiesa: «Tu sei in arresto perché hai detto che vale la pena, se occorre, dare la vita per il Signore». Inoltre, anche perché aveva celebrato le sante messe in suffragio dell'anima del presidente assassinato Kennedy, americano, come indicato da Papa Paolo VI. «Tu sei condannato a morte per impiccagione». Gli fecero terminare di celebrare la Santa Messa, tolti i paramenti sacri, gettato nella prima panca. E la mamma affrontò questi 4 poliziotti e gli disse: «Che mai ha fatto mio figlio per meritare questo?» E la cacciarono. Messo in un buco, in una prigione 1,5 metri per 1,5 metri, con ragni, insetti, freddo, in quel Natale del 63, con solo una canottiera. E in quella prigione fu messo un giovane, amico del cardinale, che aveva mangiato tante volte nella sua canonica, ma costretto a tradirlo. E questo giovane il primo giorno offendeva i comunisti, offendeva il presidente, per far sì che anche Don Ernest offendesse il presidente. Il presidente, che ascoltava da Tirana, perché era stata messa una microspia alla canottiera di Don Ernest alla sua insaputa. E è terminata una giornata di vessazioni con queste parole. Don Ernest salutò questo suo compagno in prigione: «Amare nemici, perdonare nemici, pregare per i nemici, dare la vita per i nemici. Io prego per il presidente Enver Hoxha, affinché faccia del bene per il popolo affamato d'Albania». Il presidente commutò la sentenza di impiccagione a carcere a vita. Non so se era meglio abbracciare subito nostro Signor Gesù Cristo o 28 anni di duro carcere
e lavori forzati nelle miniere e nelle fogne di Scutari. 4.000 detenuti, perché lui prete doveva spalare le feci umane di 4.000 detenuti che facevano i propri bisogni in delle tavole con dei buchi. Il cardinale dice: chi non ha provato la fame non ha provato niente. Arrivavano a brucare l'erba come gli animali dalla fame, arrivavano a mangiare il vomito degli altri, quanto era la fame e la disperazione. Nella prigionia mancava tutto, la libertà, le sostanze, gli affetti, ma ciò che non mancava, la reale presenza di nostro Signor Gesù Cristo, unico sacerdote che, rischiando ogni volta la vita, celebrava clandestinamente la messa. Noi che a volte abbiamo pigrizia nel partecipare alla Santa Messa, rischiava ogni volta la vita. Celebrava a memoria il latino, con della farina, con dell'acqua cotta su dei fornelli, diventavano delle particole, e dei chicchi d'uva portati dalla moglie di un musulmano, un intellettuale di Tirana in prigione col cardinale, strizzati, diventavano quelle gocce il sangue di nostro Signor Gesù Cristo e il corpo di nostro Signor Gesù Cristo, e i musulmani lo coprivano per non farlo scoprire mentre celebrava questo grande mistero, e loro, non comprendendo, piangevano, ricorda il cardinale, nel vedere Don Ernest che pregava, che consolava, che ascoltava e che faceva il suo apostolato di nascosto anche in prigione. Un giovane disperato una sera disse: basta, mi butto sul filo spinato, non ce la faccio più, voglio che mi tirino una rivolverata, che mi sparino, almeno finisce questa atrocità. Don Ernest corse verso questo giovane, lo abbracciò, ma dalla torre spararono e ricordano che tutta la neve diventò rossa, e i presenti dissero: farà due passi, cade in terra e muore. E invece questi proiettili colpirono Don Ernest di striscio. Tutto questo fino al 1991, l'incontro con Madre Teresa di Calcutta, inviata da San Giovanni Paolo II in Albania, perché neanche il Vaticano sapeva in che condizione verteva la Chiesa del Silenzio. Riaperte le chiese, con tanti missionari anche italiani, fino al 2014, il grande incontro con Papa Francesco, che volle ascoltare dalla bocca dell'ultimo sacerdote ad oggi sopravvissuto ciò che hanno sofferto però in odio alla fede. Nel 2016 Papa Francesco, senza dire niente a nessuno, neanche all'interessato, da Piazza San Pietro creò cardinale Don Ernest Simoni dell'arcidiocesi di Scutari Pult, a 88 anni, ancora parroco di 5 parrocchie, in apostolato dall'alba al tramonto, il Papa lo ha rivestito della sacra porpora cardinalizia. Nel novembre del 2016, ve lo ricorderete, il cardinale che sale l'altare della confessione, e dopo che il Papa gli impone la berretta, il Santo Padre gli strappa le mani fino a baciargliele, e il cardinale in sacrestia fa: che vergogna, il Papa baciare le mani della mia umile persona, di un sacerdote. Meno male che non ci ha visto nessuno, questa è l'unica consolazione, ma questo gesto invece tutti lo abbiamo visto. Concludo con le parole del nostro arcivescovo, del cardinale Giuseppe Betori, che ha accolto nella nostra diocesi il cardinale Simoni, poiché nella nostra diocesi vive da 30 anni familiari e quindi è venuto a Firenze. Lo ha nominato canonico della cattedrale, dicendo che non è la cattedrale che onora Don Ernest di aver accettato di diventare canonico, ma è il cardinale Simoni che onora la città di Firenze, la cattedrale con la sua storia e anche l'arcidiocesi. E la città di Firenze gli ha concesso la più alta onorificenza, il sigillo della pace,
quando ha compiuto 90 anni, onorificenza data a San Giovanni Paolo II e a Santa Madre Teresa di Calcutta. Il cardinale Betori lo accolse con queste parole: ricevere la porpora cardinalizia è una promessa fino all'effusione del sangue per il popolo di Dio e per la Chiesa. Lei, Eminenza Simoni, con i quasi 30 anni tra lavori forzati e prigionia, la sua non è stata una promessa, ma tutta la vita spesa alla luce del Vangelo. E oggi quel sangue che sgorgava sulla sua pelle durante la persecuzione è a noi tutti oggi ricordato dalla berretta cardinalizia di cui gli ha fatto dono Papa Francesco e che porta in tutto il mondo a testimonianza dei martiri d'Albania. Grazie a tutti voi, grazie Eminenza.